Le 825 qui in Chiamate a Roma 3131 con il Trio Medusa su Radio DJ, Selena Gomez, Love On e Come On, potremmo dire a tutti noi, perché stiamo andando avanti in questa storia legata ai cartelli stradali. Cercando una via. Non la troviamo. Abbiamo scoperto che ad Ostia li hanno messi proprio a Muzzo, forse apposta, sì, per far perdere i turisti. Forse, visto che tutti i cartelli di Ostia portano dalla parte opposta a dove è la località, hanno semplicemente girato la mappa. Può essere. Cioè, Giorgio, le indicazioni sulla mappa, l'hanno messo la mappa al contrario e quindi... le indicazioni sono al contrario. Potrebbe essere, ma sono arrivati tanti messaggi al 342 000 700. Ciao trio. Io ciao. Invece quando chiedo le indicazioni me le scordo, cioè riesco a memorizzare solo vero, tutto dritto, poi alla prima a destra, dopodiché basta, cancella tutto, il mio cervello si dimentica cosa mi hanno detto poco fa. No. Ciao. Sono le prime due indicazioni, prime sono due che ti ricordi sempre, e quindi poi chiedi di nuovo e ce ne hai altre due, cioè, forse conviene fare così, cioè chiedere per step. Mi dica solo le prime due indicazioni. Lo preannunci, no? È inutile, mi dica altro che tanto mi esce dalla testa. O ancora un altro, dai. Ciao trio, io abito a Roma in via Valmontone e un giorno mi sono trovato una famiglia dentro una macchinetta tutta sgangherata. Buongiorno, stiamo cercando l'outlet. Premetto che via Valmontone è una stradina, una strada molto stretta senza marciapiedi, e io lì per lì dico outlet, qua non c'è mai stato outlet. Mai. Dopo ci ho pensato, dovevano andare a circa 50 km di distanza dal Montone Outlet, appunto. Ciao Daniele da Roma. Sì, questo è l'altro problema, no? Sì, sì. Castel Romano, c'è via Castel Romano sicuramente. Lì non è che c'è l'outlet su via Castel non Romano. Non è che si chiama così proprio perché e quando lì tu lo inserisci nel navigatore, il navigatore ti dà delle opzioni e quindi via, devi stare attento che non ci siano le virgole, perché sennò vabbè, però per quelli distratti come noi clicchi alla prima e vai su. No, tanto hai tutta la giornata davanti. Previ. Allora, appena trasferiti a Treviso, mia moglie si muoveva solo con il navigatore, naturalmente. Un giorno per andare al lavoro ha fatto 3 chilometri di ciclabile con la macchina. Si meravigliava che la salutasse, ma amore, non ti stanno stanno cercando non di salvarsi la vita e ti stanno maledicendo. Sì, quando usano un dito singolo solitamente non è un saluto. Fu solo verso Grenoble che mio suocero di Alassio si accorse che Genève non era Genova. Questo capita tantissimo. Quando eravamo ancora fidanzati, ho fatto fare a mio marito un centinaio di chilometri, non di autostrada, dalla parte opposta, perché tenevo la cartina al contrario. Ma vedi? Come i cartelli di Ostia. Può succedere. Se era fuori da un locale, un tipo tira giù il finestrino e mi chiede: scusa, ragazza, hai una cartina? No, signore, non sono del posto, ma probabilmente se raggiunge il più vicino, appunto, informa. Ma vaffanculo. No, vedi? Allora, se sei scostumato, se dai la risposta breve, sei scostumato se sei lungo, dai, non si sa come comportarsi. Dai, ma ora ci sono le cartine digitali. Mi sa che non era quella la cartina che voleva. No. Allora, piegatura. Piegatura. Io il navigatore. Trova percorso alternativo. Sono ritrovato in una piazza dove c'era un centro sociale. Ho detto percorso alternativo, no stile di vita alternativo. Sei stato poco chiaro. Fermi lì che torniamo con Frank Matano. Li ascolto oggi come sempre, per nulla cambierei. C'è il Trio Medusa, fate spazio.